di questo delirio gender, che è l'attivazione delle carriere alias nelle scuole. Tu sai già, perché ne abbiamo già parlato, che all'inizio di quest'anno scolastico l'associazione che io rappresento, io sono la referente per quanto riguarda la salute, dell'associazione che si chiama CATDM, Coordinamento Internazionale di Associazioni a Tutela dei Diritti dei Minori, è intervenuta mandando un documento a tutte le scuole superiori italiane. Che riguarda la cosiddetta carriera alias, perché devi sapere che gli istituti scolastici hanno ricevuto, le scuole superiori, un documento che si chiama Regolamento sulla carriera alias, che ha tutta l'aria di un testo normativo, ma in realtà non lo è, perché è stato scritto da un'associazione di avvocati che si chiama Rete Lanford, che si dichiarano avvocati esperti in tematiche LGBT, e che danno istruzioni alle scuole su come attivare all'interno della scuola la carriera alias. Che cos'è la carriera alias? È praticamente l'attribuzione di un genere diverso rispetto a quello biologico a uno studente che ne faccia richiesta. In pratica, lo studente maschio si sente femmina, vuole cambiare nome, a scuola vuole essere chiamato con un altro nome, vuole utilizzare gli spogliatoi e i bagni del genere che lui percepisce, quindi non il suo biologico, e chiede che all'interno della scuola sia rispettata questa sua nuova identità. Il bello è che il testo di questo presunto regolamento è presentato ai dirigenti scolastici come fosse un testo normativo prodotto dal nostro Parlamento, e quindi il dirigente scolastico che non fosse un po' scafato potrebbe cadere in errore e pensare che questa cosa abbia copertura legislativa, cosa che assolutamente non è. E quindi potrebbe essere portato ad adottare questo regolamento all'interno dell'istituto senza eseguire, diciamo, un vaglio critico che a nostro dire è assolutamente doveroso. Per alcuni motivi che balzano subito agli occhi, innanzitutto l'attivazione della carriera alias può essere richiesta anche dallo studente con una semplice mail, anche all'insaputa dei suoi genitori, i quali potrebbero scoprire che Giovanni non è Giovanni ma è Giovanna solo quando arriva una pagella o un documento redatto e valido all'interno della scuola, perché attenzione, questo tipo di nuova identità deve avere validità in tutti i documenti che vengano, diciamo, che abbiano validità all'interno dell'istituto scolastico. Su questo vi lascio un po' dell'interpretazione, perché non è chiaro fino a che punto, no, possano effettivamente inserire un genere diverso in una pagella. Lo trovo francamente impossibile anche in base all'autonomia scolastica, ma di fatto questo è quello che loro richiedono. E quindi questo tipo di nuova identità mira ovviamente ad affermarsi nel contesto, diciamo nel secondo contesto più importante di un adolescente, che è quello scolastico, e mira evidentemente a sdoganare questo tipo di realtà in modo che poi anche fuori dalla scuola prenda piede, si espanda e venga accettata socialmente. E questo lo dico non perché me lo sono inventata, ma perché la rete di avvocati Lanford, che ha scritto e che promuove questo tipo di regolamento, dichiara nel suo sito che tra le sue attività c'è anche quella di, e leggo testualmente, promuovere azioni giudiziarie che possano provocare un cambiamento delle norme giuridiche in senso più avanzato e quindi una trasformazione sociale verso l'inclusione e la non discriminazione. Ora, noi del CATDM ci abbiamo tenuto a far presente ai dirigenti scolastici che per stessa ammissione della rete Lanford, questi avvocati non si muovono nel confine a loro consentito dalle norme giuridiche, ma dichiaratamente vogliono forzare quel confine, quindi provocare la popolazione per provocare un cambiamento sociale. Questo significa fare uno strappo della normativa, andare al di là di quello che le leggi consentirebbero, perché dobbiamo tenere presente che le convenzioni internazionali e la Costituzione che loro stessi citano, naturalmente citano, dimenticando molti articoli, ne citano solo altri, in base ai quali secondo loro è doveroso assecondare il minore
in ogni sua richiesta, dimenticano che gli altri articoli che loro non citano invece tutelano espressamente, per esempio, la responsabilità genitoriale, per esempio il fatto che i genitori debbano sempre essere coinvolti nelle scelte dei loro figli, per esempio il fatto che i minori debbano sì essere assecondati, ma dipende da qual è il grado della loro maturazione e della loro capacità di autodeterminazione. È evidente che un ragazzino di 14 anni che magari attraversa una fase di confusione, come è anche molto, molto normale, non ha quel grado di autodeterminazione sufficiente a consentirgli di adottare uno stile di vita, una decisione che influirà non solo nella sua vita all'interno della scuola, ma anche poi nelle sue scelte future, senza nemmeno il vaglio e l'approvazione o il confronto all'interno della sua famiglia. Sì, quindi questo regolamento dichiaratamente viola o ignora, nella migliore delle ipotesi, principi cardine del nostro ordinamento, ma quali quelli che ho appena citato. Alessandra, no? Alessandra, perdonami, ma non è ingannevole questo, non è ingannevole questo documento? Certamente che lo è, ma è questo che si vuole. Loro lo dicono, lo dichiarano, loro vogliono provocare cambiamenti sociali e per farlo devono far finta che quei cambiamenti siano già accettati e anzi siano diciamo sostenuti anche dal nostro ordinamento giuridico, che quella sia la strada del progresso e che le scuole che adottano questo tipo di regolamenti sono scuole inclusive, sono scuole tolleranti, sono scuole rispettose. Con le istituzioni che abbiamo non fanno fatica. No, non fanno fatica, però credimi Armando, basta un po' di buona volontà, basta leggere, che ormai la gente non legge più questo regolamento, cosa avrà, 7-8 pagine, basterebbe leggerlo tutto e andare a consultare gli articoli che loro citano e poi andare a vedere un attimo questa rete Lanford, chi sono e cosa fanno, e credimi che il palco casca immediatamente, perché per esempio sareste stupiti nello scoprire che dal sito di questa rete Lanford si può accedere a un questionario naturalmente anonimo, che però viene proposto a tutti i ragazzini senza limiti di età, ok? Anzi, la fascia di età a cui è rivolto è la popolazione 0-12, attenzione. In questo regolamento, in questo questionario si rivolge a tutti coloro i quali non si sentano binari. Cosa vuol dire sentirsi non binari? Vuol dire far parte di una di queste categorie, te le leggo velocemente: androgeno, intergender, agender, bigender, gender fluid, demigender, amalga gender, third gender, terzo genere. Ma io non te li leggo, per carità, ma proviamo, se te ne leggo solo due per capire quanto siamo confusi, sono confusi. Allora, intergender è, attenzione, una persona considerata, non si sa bene da chi, tra maschio e femmina oppure una combinazione dei due. Invece bigender è, può essere tradotto letteralmente come due sessi o doppio genere. Le persone bigender sperimentano nel dettaglio entrambe le due identità di genere, sia contemporaneamente che separatamente. Allora, voi capite che questa roba qua, anche definirla spazzatura è un complimento, questa roba qua è semplicemente impresentabile. Inizia. Se un dirigente scolastico inizia con la M, approfondisce un attimo, no? Si rende subito conto che siamo al confine, dai confini della realtà, no? Certo, siamo certo, nella fantascienza pura, e quindi non, è impensabile applicare un regolamento di questo tipo con concetti che tra l'altro è riconosciuto che non abbiano nessuna validità scientifica, sono pure invenzioni. E poi? Pertanto, sì, volevo solo concludere, basta poco, per questo abbiamo scritto ai dirigenti scolastici, tra l'altro hanno aderito, oltre al CAPDM, e l'abbiamo mandata a tutte le scuole d'Italia, scuole superiori, con molta calma, hanno aderito, oltre al CAPDM, Avvocati Liberi, la Confederazione Legale per i Diritti dell'Uomo, Sindacato d'Azione, che sono associazioni, e poi un'ottantina di avvocati
quindi avvocati tanto quanto sono avvocati quelli della rete Lanford. Questo per mettere la pulce nell'orecchio ai dirigenti scolastici e spingerli quantomeno a un vaglio più rigoroso di questa proposta, perché si rendano conto di che cosa stiamo parlando.